Borne su Linovo. Queste sono case nuove che sono state fatte, cioè anzi no, erano dei vecchi, come si chiamavano? Vecchi non bunker, casermoni, e sono stati tutti rimodernati e appunto adibiti ad appartamento. Ognuno si chiama villa, ecco, come quella, quello laggiù in fondo. E Già tutti pronta per quanti, rifarla. che è già pronta anche quella per essere rifatta. Borne su Linovo. Dopo andiamo a vedere la casa degli ufficiali nazisti, grandissima. Villa Reverance, dove abbiamo passato la notte. Ah, dalla Francia. Ma pensa. Mitica, 4. Si stava benissimo. Ottima camera. Veramente un bel posto. Senza colazione. Colazione siamo andati a farla dai suoceri, che era ottima e abbondante. Questa qui una volta era una stazione. E qui è arrivato Hitler. È arrivato zio Adolfo. Qua c'erano i binari, che adesso sono stati tolti. E qua c'era una stazione, e anche molto importante, di Borne su Linovo. Poi più tardi vi farò vedere la stazione al tempo in cui è arrivato Adolfo, il figlio che fa le prove tecniche con la Watts. Non c'è più nulla. E qui era dove terminava praticamente. Ora tutto è stato smantellato. Dov'è che si entra per... Ah, questa qui è la casa degli ufficiali che andremo a vedere dopo. Immagini di storia. Ecco qua un altro pezzo della stazione. Ok.
queste sono le macchine che hanno carattere, capito? Queste sono le macchine che hanno carattere. Tre posti davanti, tre posti di dietro. È una macchina russa. C'è il menu qua. Abbiamo anche il menu. La famosissima... È molto bella. L'entrata di Borne da Szczecinek. Welcome. Eccola qui. Questa fino a circa, non mi ricordo, 7-8 anni fa, aveva il tetto rifatto. Poi un incendio, per avere l'assicurazione, no? È una casa ma fantastica questa qua. Mo adesso leggiamo la storia. Il building situato by the Lake Pile, Pila, was built in between 1935 and 1936 by the Germans and was used for representative purpose. In between 36 and 45 the building housed the officer mess, capito? And well known restaurant for by George Toubek. The building was also used for lecture and professional training of officers, mainly artillery and armored troops. During the Soviet period, the building housed a community center for officers and their families. It had a dance hall, fantastica, a music school, a library, a theater, a ballroom and a restaurant. 1,000 people, most of the building went down in 2010, ecco. Infatti io ero arrivato qua nel 2003 e la casa era chiusa e non si poteva entrare. E mentre al contrario adesso è tutto aperto e puoi andare dove vuoi e quindi gli hanno fatto tutti i graffiti, gente che ci va a bere l'alcol dentro. Ma prima, dentro quella finestra, esattamente quella lì, ecco, dove c'è adesso quella persona, tac, lì c'era la statua di Lenin. Hello! Capito? C'era praticamente un guardiano che controllava... appunto qui la casa, adesso è tutto un vaffanculo, no? Adesso non c'è assolutamente più niente del nulla. Ho già girata e rigirata e oramai sì, è bello vedere le stanze per la loro grandezza che aveva. Sarebbe stato bello tenerla, no? Adesso andiamo anche di là, a fronte al lago. Sicuramente Hitler sarà venuto anche qui a prendersi un caffettino, un drink, magari a mangiare anche pranzo, a leggersi un libro. L'arte qua sui muri si... si confonde. Con la storia.
muri caduti. La prima volta che siamo stati qua era il 2003. Adesso è ancora più rovinata. Adesso è proprio ancora più rovinata. Vieni, passiamo di qua. Occhio che non ci sia qualche chiodo. E 1000 persone. 1000 persone che potevano essere ospitate. E quello lì doveva essere la tea room. Da dove siamo passati, quella doveva essere la tea room. Anche qua. Come scendendo. Questo era il ristorante, vero? Questo, ecco. Qua, sì, sì. Guarda come c'è ancora il numero dei tavolini? No, dico triangoli, vedi com'è? Sì, sì. E scendendo giù di qua, in questa grande scalinata, ora coperta di verde, si arriva giù al lago. Gli ufficiali che scendevano con le loro divise. Ma chi ha fatto il progetto delle divise? Cioè, Hugo Boss disegnava le divise, belle divise, e loro scendevano di qua. Andiamo al lago. E intanto si discuteva delle minime e le massime della scala del mercato. Dombrovica, come si chiama? Dombrovica. Lombrovica? Dombrovica, dove siamo andati a vedere la casa? Sì, dall'altra parte del lago? Sì. Dove stanno andando le anatre? Bene, eccoci di rientro. Dal lago. Questa qui doveva essere la ballroom. È grande, eh? 1000 persone. Se pensi, 1000 persone. Ma qua c'è un esempio? Qua c'era il DJ. Natura. Alle 6 di mattina devi partire.
Qui arrivavano quindi le macchine. Le macchine nere. Le macchine eleganti. Sì. Le macchine nere eleganti, con le persone dentro eleganti, pronte per andare nella, a ballare o a cena. E quando entravano qua le prendevano i vestiti, no, le, gli prendevano le giacche. E li portavano. Chissà se pagavano ticket. Il ticket, gli davano il numerino. Questa è sua. Ein Deutsche Mark. Einen. No? C'è ancora, è ancora rimasta la cosa tedesca, questo, un soldato tedesco prima della guerra. Eh sì. Fammi vedere il braccino che esce. C'è il lago di Pile con le barchettine che noi possiamo vedere. Oggi magnifica giornata ed è l'ultimo di agosto. Siamo già nel segno della Vergine, sì sì. Mentre invece fronte a me abbiamo l'hotel Marina con la sua bella barca, no? Sembra quasi l'arca di Noè. È un hotel che abbiamo già visitato un paio di anni fa, siamo stati non solo, ma qua vicino c'è anche la casa di un famoso non Himmler, qualcun altro. Adesso facciamo una visita, andiamo a vedere i prezzi per due giorni variano dai, dipende dove si va, dai 300 zloty ai 500 zloty, quindi sono dai 70 ai 100 euro per due giorni senza colazione. Ragazzi, siamo qui quindi sempre a Borne sul Linovo. E questo è il lago di Pila. Pile. Pile. Qui è una zona piena di laghi. Proprio da un lago con la barca passi a un altro. C'è un'incalanatura da un lago a un altro. Si può anche andare a pescare. E si può anche fare il bagno. Una volta l'ho fatto. That's it. Preferisco il mare. Vederci. Però non c'entra niente Himmler, non mi ricordo come mai avevo detto Himmler, invece è Dubinines, Dubinin, Villa House. E questa qua, tra l'altro, poi al tempo, fino a che cos'era, il 2000, che c'era ancora il carcere,
che adesso è diventato un supermercato. La struttura era usata per i generali, gli ufficiali della Soviet Army, mentre invece per l'ultima fase era lo stazionamento delle armi rosse con la Polonia ed è servita come residenza al generale Dubinin, comandante e ufficiale del Northern Group of Forces. The building is located in the bla bla bla. Adesso è una proprietà privata. E vedendo le bandiere che ci sono, c'è quella della Comunità Europea, c'è quella della Polonia, quindi invece questo qui era l'hotel dove abbiamo pernottato. Molto bello, si vede proprio molto incantato, però non era spettacolo. Bello, ma è ok, insomma, per passarci una notte, guarda, sei poi sempre nel mezzo del verde, sei proprio... Borne sul Lenovo vive nel verde, proprio nella natura. Eccola qua, questa è la casa. Questa qua deve essere la casa che ha a che fare con Himmler, perché anche lui veniva qua col treno, la stazione. E in effetti si assomiglia molto all'altra casa, che in effetti questo Dubinin, mai, non so neanche che cazzo sia. E invece questa qua era la casa, che infatti... È vero, non è mai stata affittata ed è sempre stata vuota ever since. Questa qui è una casa da comprare, questa, solo che costa tantissimo. Perché in effetti ha qualche cosa a che vedere con un personaggio di grande importanza tedesca. Ha un grande terreno, però di questa in effetti non c'è nulla di scritto. Qui abbiamo la fotografia e laggiù c'è poi una casa per la quale però non c'è veramente proprio più nulla. Se è quella dove entravo sempre, in effetti non c'è proprio più nulla. Quella che c'ha ancora il sotto, non c'è proprio più niente. È tutta diroccata, sono solo più le mura. E questa qua è infatti è quello che rimane di chi Heinz Guderian Villahaus. Rappresentativo Villa House usata per ricevere garrison guest and generous officers. Uno dei finest building located on the area of the former Grossborn Range, costruito dai tedeschi negli anni 30 del 20th century. The building is situated in a hillock, in effetti rimane proprio su una piccola collina. Surrounded by a pine wood, in effetti rimane proprio lì, and has an access e anche l'accesso della strada, che è anche quello, però c'è questa strada qua, ma ce n'è anche un altro che però è tutto cancellato. During the German period, the building was a residence of the general Heinz Guderian. General von Blaskowitz and other del Terzo Reich commanders in chief. Dopo la guerra, the premises of the Villa House were adapted into apartments of the Soviet officers per il sesto Videbsko Nocker. Guardie. Mechanized Division, part of the fire, 1990, the building gradually deteriorated, presently is a private property, e ciao. Strada, appunto, che rientra a U, no? Cioè cosa? E poi torna indietro, mentre invece di là c'è un altro accesso a piedi che sarebbe quello là, altrimenti... che va al lago, che va poi al lago, è vero. E questa qui è la casa oramai totalmente uno sfacelo, questa qua in vendita, non c'è proprio più nulla, manca la parte sopra proprio di quella villa. Deve essere bella. Si può ancora entrare dentro, ma non c'è proprio più nulla. Però si vede molto bene.
Qui c'è un basement dove si va giù. E qua ci sono altri niente, spazi, ma ecco, quello che si è salvato è il pavimento. Per il resto, ma che ti vuoi comprare qua? La vendono. Non so se qualcuno può essere interessato. È in vendita. Caso un pezzo di pavimento. Stai filmando? Sto filmando. Oppure ho parlato a vuoto? Dicevo che se qualcuno la vuole comprare, la casa è in vendita. Anche qua c'è il pavimento. Anche qui c'è il pavimento, c'è ancora un pezzo di pavimento. E sono mattoni originali. E anche qua c'è il pavimento, russo sarà. Qua c'è il basement, dall'altra parte. Mamma mia. Guarda di là. Sto filmando i fiorellini e ne hanno messo uno sopra l'altro. Hai visto che qua ci sono i mattoni segnati? Sa come mai? Non so se qualcuno la vuole comprare, è in vendita. Qua c'era la doccia. Qui sì. C'è la il doccia. Bagno. Sì. Qui uno si compra, qui uno non compra solo una casa, qui compri un pezzo di storia. Questo qui probabilmente doveva essere un garage. Ma come garage? Che qua non ci mette niente qua. Ma c'è la doccia lì. Ah, lì c'è la doccia, va bene. Esci, ti fai la doccia.